Igiene Service è un'impresa di servizi ambientali specializzata in deratizzazioni, disinfestazioni, sanificazioni e disinfezioni ambientali eseguite con la massima professionalità e competenza. Dopo il corteo, gli avvocati albani continuano la loro protesta con il gazebo allestito a Portoferraio in Piazza Cavour, dove saranno presenti oggi, sabato e domenica per permettere a chi lo voglia di firmare contro la chiusura della sezione distaccata del Tribunale. Oggi, già dopo poche ore, erano state raccolte più di 200 firme e gli avvocati si alterneranno al presidio nell'arco delle diverse giornate per permettere a tutti di partecipare alla battaglia per la riapertura del Tribunale a Lebba. L'associazione forense intanto sta pensando ad altre iniziative da organizzare a partire dalle prossime settimane. Nel frattempo attendono gli esiti delle iniziative annunciate dai sindaci, vale a dire l'incontro previsto con i parlamentari ANCIM mercoledì prossimo a Roma. Non vorremmo, dicono gli avvocati, che anche questa fosse una trasferta che resta senza importanti sviluppi, come è successo fino ad oggi per tutti gli incontri che abbiamo fatto nelle diverse città italiane, nella speranza di smuovere qualcosa, mentre di fatto ad oggi il tribunale è chiuso.